Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui a One presso il Forte di Bard perché c'è il mercato al forte. Adesso faremo un giro e ve lo faremo vedere. Siamo fermi qui nell'area di sosta di One, è un posto carino, di solito qui andiamo anche a fare le castagne qua nel bosco. Guardate un po'. Solo che qui oggi, anzi non oggi, in questo periodo non ci sono castagne, sembra. Non riusciamo, probabilmente è stata la siccità o qualcosa, non ci sono castagne. Adesso scendo e vi faccio vedere l'area di sosta. Allora, qui abbiamo parcheggiato il Jau e qui c'è la piccola area di sosta. Servita di tutto, non so il prezzo, dopo guarderò, però vabbè, qua c'è l'acqua con un piccolo scarico, qui c'è il Jau con la Maggie e la Mickey e qui c'è il paesino. Adesso andremo a fare un giro al forte, comprare un po' di formaggi e poi vedremo cosa fare. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata per il Forte di Bard. Andiamo a vedere che cosa c'è di buono da comprare e poi torniamo e vediamo cosa fare il pomeriggio. Paesino è tenuto veramente bene, noi siamo stati qua diverse volte, è sempre un gioiellino diciamo della Valle d'Aosta. Guardate che bella casetta quella lì. Abbiamo lasciato One, come avete visto, il cartello, e stiamo entrando a Bard, dove c'è proprio il forte che vi ho appena fatto vedere. Entreremo nel paesino e ci dovrebbero essere tutte le bancarelle dei prodotti tipici, diciamo. Eccoci entrati in questo borgo, guardate un po'.
Adesso ritiriamo la tessera, che poi vi spiego come funziona. Prendiamo ogni anno, guardate un po'. Ecco fatto, abbiamo ritirato la tesserina, adesso ve la faccio vedere. Praticamente ogni bollino sono 2,50 euro. Quando si è completato tutto si ha 20 timbri, cioè un buono prodotto del valore di 10 euro da spendere chiaramente qui. Quindi ogni 50 euro ti danno 10 euro. Ecco. Che spettacolo, ragazzi! Questo bellissimo posto, ho parlato con il signore che è un artigiano e lavora la pietra oleare, che devono prendere e utilizzare solamente il prodotto che è qui in Valle d'Aosta, e ce ne sono due tipi: quella per cucinare, che è durissima, e quella invece, che mi ha detto il nome ma non me lo ricordo, che è molto friabile e si riesce a lavorare con gli utensili per il legno. Adesso ho preso qui il bigliettino Cesare Bottan, è molto bello, però scultura è bellissima. Sta arrivando anche la banda, ragazzi. Davanti a noi, perché ci hanno cantato la serenata, vero? No, veramente si sono fermati davanti a noi, perché qui c'è il ricordo al genio militare Camillo Cavour, quindi c'è, diciamo, una commemorazione a questa cosa qua, per quello sono fermati. Pensavamo si fossero fermati qua per noi, invece no. Di fare così magari. Andate, andate. Andate, andate. Andate, andate. Andate, andate. Andate, andate.
ragazzi, non ci facciamo mancare nulla. Sono le 10:30 e cosa c'è di meglio di delle belle patatine fritte con la buccia appena fatte? Provate un po'. Ragazzi, sentite un po' il rumore che sta arrivando? Provate a immaginare cos'è. Ferma te, zitta, mi raccomando, guardate un po'. Sentite il rumore? Dalla valle di Champocher in alto, adesso le portano giù qua perché arriva l'inverno. Fantastico, bellissime, top. Eccoci qua ragazzi, il giro l'abbiamo finito, adesso vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo comprato. Abbiamo riempito due tessere e adesso la Miki piano piano sta svuotando tutti gli zaini. Allora, sta mettendo lì birra. Abbiamo preso queste 6 birre del Val d'Ayas. Adesso vediamo, le assaggiamo, come vediamo come sono. Poi abbiamo preso mele. Mamma mia, che bello. Qua ci sono patate. Patate anche. Sì, patate e una bella verza, una bella verza che faremo i zoccheri. Ok, formaggi ne abbiamo presi, Miki? Ma non so se ci sono neanche. Uno. Questo non è un formaggio. Mamma, lardo di Arnaz, ragazzi. Fantastico. Dove vai? Mamma, che profumo. Uno. Abbiamo preso un paio di chili di fontina anche. Fontina sottovuoto. Questo qui l'abbiamo preso a fette perché stasera lo mettiamo sui panzerotti. Altro bel pezzettino di fontina, ragazzi. Allora, un tipo di fontina è, diciamo, fatto dalle mucche, quelle allevate d'estate che mangiano l'erba. L'altro invece, il latte, è quello derivato dalle mucche che mangiano il fieno, quindi d'inverno.
E quindi hanno un sapore diverso comunque dall'erba che è molto bagnata al fieno secco. Poi, capra questo. Capra, sì, abbiamo preso i caprini, tutta capra questa. Ok. E poi abbiamo. Raga. Miele a gogo. Lascialo pure lì sul rosso, non è un problema. Tutto lì. Miele di tiglio. Mille fiori. E altro mille fiori. 3 chili di miele. Beh, insomma, la spesa l'abbiamo fatta, 2 tesserine le abbiamo riempite, adesso prepariamo da mangiare e che dirvi se non buon appetito! Buon appetito! Buongiorno ragazzi, stamattina ci siamo svegliati sotto questo tempo, guardate un po'. Meno male che siamo andati ieri a farci il giro alla festa, oggi piove, non so che cosa faremo, boh, vedremo. Siamo alzati tardissimo, sono quasi le 10. L'area sosta è ancora pieno, però stanno andando via un po' di gente perché tempo non bello, però lo scenario è molto bello. Abbiamo deciso di lasciare Oni perché il tempo è brutto, guardate. E adesso vediamo, probabilmente ci fermeremo a Vicolungo dove c'è l'outlet perché ci serviva qualcosa come scarpe, abbigliamento, ci facciamo un giro, vediamo. Visto che è brutto tempo, è bel fresco, cosa dobbiamo fare? Siamo fermati a Vicolungo, come vi avevo già detto, è ora di pranzo, adesso mangiamo e poi ci facciamo un giretto per comprare delle cosine che possono servirci. Sta piovendo e vabbè, la giornata è un po' grigia. Adesso pranziamo, prepariamo il pranzo e poi ecco un po' parcheggio di Vicolungo. La Flora ha già mangiato e adesso pranziamo anche noi. Ragazzi, siamo scesi, abbiamo pranzato e adesso facciamo un giro a comprare quello che vi abbiamo detto se lo troviamo. E il tempo continua a piovere qua, ragazzi, continua a piovere. Salomon. Acquisto fatto, ragazze, mi stanno aspettando. Mi si è unita. Lindo. Ragazzi, abbiamo fatto spese grosse, eh? Guardate un po' la Michi. Mannaggia santa. Niente, abbiamo trovato le scarpe, abbiamo preso i cioccolatini della Lind, ottimi, e poi abbiamo preso le pentole della Lagostina per il Jiao. Dopo ve le faremo anche vedere. Adesso non lo troviamo più, non sappiamo dov'è, però deve essere qua. Torniamo verso casa. Ragazzi, siamo arrivati. La nostra gita al forte di Bard è finita.
stiamo sistemando il Jau prima di lasciarlo in rimessaggio. Abbiamo già svuotato tutta la spesa che abbiamo comprato al forte e niente che dirvi, è stato bello, peccato che oggi è stato rovinato un po' dal tempo, ma va benissimo così, ci siamo divertiti lo stesso, abbiamo fatto delle spese, abbiamo comprato le scarpe per tutti e quindi che dire, ci vediamo alla prossima, mi raccomando state con noi e seguiteci sempre, ciao!